Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come registrare fino a 120 fps più registrare i giochi. Per esempio, se tu stai giocando su, per esempio, Minecraft, ok, prendiamo Minecraft e tu su Minecraft fai, che ne so, 500 fps. Blocca gli fps a 120 su Minecraft e su OBS registra a 120 e te li registra a 120 fps fluido. Se in questo caso Minecraft ha 500 fps e tu vai fluidissimo sul gioco e su OBS registri, che ne so, a 60 fps, OBS Studio te lo esporta come video a 60 fps, ok? Quindi tu vai fluido a 60 fps, mentre tu nel gioco hai giocato a 500 fps e andavi fluidissimo. Quindi quelli che hanno una buona configurazione nel PC con un buon processore, una buona scheda video, ho la 1660 Super, che sta facendo un po' vecchiotta, 16 GB di RAM, un buon sistema, una buona configurazione ho. E adesso sto provando a registrare a 120 fps, quindi come puoi vedere ho impostato così 120 fps, basta andare su impostazioni. Se vai su video, risoluzione di base ho messo tutto 1080, quindi 16 noni full HD, valore FPS con numero intero. Quindi vai su valore FPS con numero intero e qui metti 120. Queste sono le impostazioni su video e su uscita. Io ho messo queste, quindi registrazioni avanzate, io ho messo tipo di controllo della frequenza CQP, livello di quantificazione costante 15, intervallo dei fotogrammi chiave 0, preset qualità, se hai una configurazione di fascia, che ne so, bassa, media, e hai l'indispensabile tanto per giocare sui giochi, che ne so, fai 60-70 fps su Minecraft senza shaders, vuol dire che su preset dovresti mettere su massime prestazioni, quindi si concentrerà di più sulle prestazioni che sulla qualità del gioco. Su profilo high te l'ho messo, tu metti baseline se, come ho detto, hai una configurazione del PC nella fascia bassa, quindi che va abbastanza bene. Previsione l'ho tolto, ottimizzazione visiva di Psycho, qui sfrutta anche molta la scheda video, quindi io ti consiglio di toglierla se la tua scheda video non è un granché, non è un mostro la scheda video tua, ti consiglio di toglierlo. GPU 0 e bframe massimi ho messo 2, e su riscala l'uscita qui dipende tutto dalla scheda video, dal monitor, dipende veramente dalle tue prestazioni. E io ho messo 1920x1080, quindi registro fino a full HD più di 60 fps. Come ho detto, nel video ho messo 120. Formato di registrazione MP4, traccia audio 1, e poi la parte più importante è sulla codifica. Quindi se tu hai AMD, metti AMD la tua scheda video, se hai Nvidia metti Nvidia, se hai Intel metti Intel. Quindi io non so se ci sono altre impostazioni che puoi mettere su codifica, io ho messo Nvidia e basta. Se invece non hai questa tipo di Nvidia oppure AMD o Intel, ti consiglio di mettere per 264 e provare a vedere se registri abbastanza bene oppure laghi. Quindi mi raccomando, se per esempio stai giocando a Call of Duty, mai giocare a schermo intero mentre registri con OBS Studio, mai. Veramente, mai. Io ogni tanto vedevo dei lag veramente sul nuovo COD Warzone 2.0. Veramente laggavo. Quindi ho messo Nvidia e ho fatto applica. E basta, e video 120. E provo a registrare. Come puoi vedere, è molto fluido. Se per esempio, che ne so, vado su impostazioni,
ne so, metto 30, ok, mettiamo 30. Applica. Ok, guardate un po' come. Guardate bene la freccetta come si muove. Riesco anche a vedere la sua ombra, il ritardo. Guardate bene, ok? Lo stesso possiamo fare con 15 FPS. Applica. E guardate qua. Mamma mia, questo è Minecraft a 15 FPS. Video 5. Applica. Guardate. Se in questo caso avete una configurazione e quando registrate si vede così, ve lo consiglio, cambiate proprio codificatore per registrare, veramente, non si può proprio vedere. Guardate bene la freccetta sul desktop come lagga. Ok, quindi 120, applica. Ok, io ho messo 120 perché se vado su il pannello di controllo di Nvidia, eccolo qua, ho messo 1920x1080 PC, velocità di aggiornamento 165. Quindi se questo video ti è stato utilissimo, commenta se hai problemi, iscriviti al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!